Eccoci qua con il nostro video commentatore Ruggero Mesiti per commentare una bella, importante vittoria da parte dei ragazzi degli NBC per 6-1 contro i Sarpsborg. Vai! Due squadre in famelica ricerca di punti. Quindi scotto salvezza. Sì, decisamente. Gli NBC addirittura sono ancora senza vittorie, sono a secco. E la troveranno finalmente la loro prima benedetta vittoria in questo campionato. Ho visto un grande assente, Mauro Puleo, per infortunio, che comunque era in panchina. Sorprende la vittoria anche per l'assenza del loro portiere Nepuleo, che si era infortunato nella gara precedente con gli Stokes. Ma sarà ben sostituito da Dominici, che nonostante non abbia, diciamo, le capacità di un portiere, però si è sacrificato in posta, si è sacrificato bene e ha fatto anche delle belle parate sui Sarpsborg. Sì, andiamo con ordine. Come si è sviluppato questo 6-1? Come è maturato? È maturato sicuramente con il dominio tattico e territoriale nel primo tempo degli NVC, che si sono portati sul 3-0 al termine dei primi 25 minuti, con un nuovo bomber che scopriamo oggi, che è Casano, autore di una tripletta. Al debutto, tra l'altro. Autore di una tripletta, al debutto, autore di una tripletta nei primi 25 minuti. E lui stesso chiuderà la gara sul 6-1 con il poker. Quindi gli NVC finalmente trovano quel bomber che tanto aspettavano. Sì, quella punta che può mettere dentro tanti gol e può rilanciarli per la salvezza, chissà, per qualche obiettivo maggiore. I Sarpsborg nel primo tempo sono stati completamente assenti, quindi non sono riusciti a costruire palle gol. No, grande difficoltà oggi nel costruire palle pericolose per Dominici, difficoltà anche a difendere, cioè difficoltà sia in avanti, ma non è che dietro abbiano svettato in sicurezza. Quindi 3-0 il primo tempo. Sì. Maturato con la tripletta di Casano. Sì, ma con tantissime occasioni. Anche altre occasioni. Sì, per gli NBC capitati al capitano Sulzenti, a Scalia e a Pecoraro. Perché non sarebbe giusto non citare Pecoraro e Scalia, autori di una grandissima prova difensiva, coronata anche da molte azioni offensive. Pecoraro stesso nella ripresa troverà anche il gol personale, il gol del 4-1. Perfetto. Perché prima di lui, un minuto prima, i Sarpsborg avevano provato a cambiare la gara, avevano trovato il gol del 4-1 con Alessio Prano. Un gol comunque inutile, perché nonostante la voglia di cambiare la partita, gli NVC sono stati troppo superiori oggi. Sì, quindi in tutte le zone del campo. Attacco, grande partita, dominio, grande partita, dominio assoluto, supremazia in ogni territorio. Ho detto le ottime prove in difesa, le ottime prove in attacco. Citiamo anche l'ottimo Sulzenti, il capitano, prova nella mediana del campo. E buono l'apporto anche di Romolanti, che sfortunatamente non ha trovato il gol oggi. Bene, dopo questa bellissima disamina da parte tua per quanto riguarda i ragazzi degli NVC, volevo farti qualche domanda invece per quelli dei Sarpsborg. Cos'è che non è andato? Perché tu mi hai, diciamo, sottolineato il gol della bandiera siglato da Alessio Prano. Un attimino, quali sono stati gli equilibri che sono mancati? Difesa, attacco? Parlamene un poco. Allora, sicuramente non è iniziata alla grande la partita già per il fatto che Caruso e Amante sono arrivati con 5 minuti di ritardo, e questo già ha creato, come dire, scompiglio nelle tattiche, nelle gerarchie dei cambi. E poi anche quando sono arrivati loro oggi, con la testa e col fisico non c'erano proprio, quindi forse qualche disattenzione di troppo in difesa. Sì, io avevo commentato Sarpsborg qualche giornata fa, devo dire Caviglia e Dario Prano in difesa sono tornati ai livelli diciamo poco alti dell'anno scorso. È mancata la verve di Termini, l'apporto che offensivo. Di solito Termini è quello che fa girare la palla, sì, che corre parecchio. Oggi ha sbagliato veramente tanti passaggi. E anche Capitan Levanti, che di solito segna i gol che regalano speranze suoi, oggi ha sbagliato molti gol e infatti ha chiuso a zero. Diciamo l'unica prova degna magari di menzione per come si è applicato e per quanto ha corso è Alessio Prano, che ha siglato. Quindi l'unico forse che si salva nel suo. Ma comunque anche lui in generale non è autore di una partita eccelsa. Diciamo prova da dimenticare. Sì, assolutamente. Quindi partita velocemente da archiviare. Devono chiudere la pagina di oggi e riaprire un'altra per la prossima settimana, perché così non vanno lontano. Perfetto, ringraziamo l'ottimo Ruggero Mesiti, che è stato chiarissimo in questa, grazie a te, in questa sintesi. E alla prossima, allora. Ciao Ruggero. Vero.